Audio Jungle. Buon pomeriggio amici telespettatori anche di Agropoli Channel, nuovo canale che seguirà le vicende dell'Unione Sportiva Agropoli quest'anno, un nuovo canale come state vedendo da canale5tv.it. Oggi la squadra non si allena, è un giovedì pomeriggio di attesa, di vigilia di inizio campionato. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il presidente Taccone, il mister Ferrazzoli, che sono qui proprio a centrocampo. Presidente, mister, se volete raggiungerci, grazie. Pensavo che lei spostasse la telecamera, per la verità. No, buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti, buonasera. Ecco, mister, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie innanzitutto, presidente. Grazie innanzitutto per essere ad Agropoli. Io voglio salutare anche il signor Bisogno, che si sta spendendo tanto per la squadra della città di Agropoli. Grazie a nome di tantissimi sportivi e tifosi che vorrebbero ringraziarla e ci hanno scritto per la sua presenza qui in città. Ma come sempre succede, un presidente nuovo che arriva ha bisogno del sostegno della piazza, ha bisogno del sostegno dei mass media, ha bisogno del sostegno delle istituzioni. Abbiamo necessità di avere tutti compatti e dobbiamo remare tutti verso un unico obiettivo, che è quello di una salvezza possibilmente tranquilla. E poi il calcio ci riserva delle sorprese. Vi ricordo il Lecce cosa ha fatto l'anno scorso: è partito così senza che nessuno gli desse nessuna credenziale, e sapete com'è finita. Non significa questo per noi, però noi non partiamo battuti con nessuno. Il mister me l'ha detto più di una volta: combatteremo contro tutti. Abbiamo fatto una squadretta veramente significativa di giovani, che è la cosa più importante, perché voi sapete che il mio obiettivo è quello di valorizzare i giovani sempre, dovunque sono andato ho sempre fatto questo, e abbiamo un giusto mix di persone meno giovani, dico io, non dico over, ma dico meno giovani, che devono essere il nocciolo importante, lo zoccolo portante di questa squadra. Abbiamo un mister che non è più giovanissimo, però lui, io so che doveva venire con me ad Avellino prima che io prendessi Giovanni Buccaro. Poi ci sono state delle incomprensioni, non da parte mia, ma più che altro da situazioni contingenti, non legate personalmente né a me né al mister. Tanto è vero che, come abbiamo cambiato allenatore, sapete, un allenatore che purtroppo non avevo scelto io, ma niente da dire, per carità, sulla scelta che hanno fatto le persone che mi avevano accompagnato in questa avventura. Però insomma, Pino Ferrazzoli è un uomo di grande calcio, un uomo che ha dato tanto nel mondo dello sport, e quindi io mi sono affidato ciecamente a lui e sono certo che farà un grande campionato. Presidente, noi tenevamo anche a chiarire un'altra cosa: l'Avellino è ancora in vita, l'Avellino è ancora una squadra viva, è ancora una squadra immatricolata con la FIGC ed è una squadra che a tutti gli effetti partecipa ai campionati di FIGC. Quindi chiariamo, l'Avellino è ancora una squadra viva. Ma io non vorrei spendere troppe parole per l'Avellino, perché è inutile negare, sapete che il mio cuore è bianco-verde, insomma, cercherò di cambiare un po' di un parte di questo colore, lo farò avvicinare più all'azzurro, insomma, inevitabilmente. Però io sono di Avellino, sono nato ad Avellino, ho lavorato ad Avellino, ho fatto tutto ad Avellino, quindi è chiaro che io sono legato principalmente a questa squadra e a questo nome, un nome blasonato. Una squadra che ha fatto 10 anni di Serie A, ha fatto quello che ha fatto negli ultimi anni, insomma, anche con col mio avvento in 10 anni di campionati abbiamo fatto un solo anno di Serie D, ed è per questo che io sono forse un po' meno preparato sul campionato di Serie D, perché l'ho fatto mezza volta e poi siamo andati subito in Serie C e in Serie B, e quindi sono un po' meno preparato. Però devo dire che il discorso dell'Avellino è una cosa che mi sta ancora a cuore, cioè non ho dimenticato. Devo cercare di utilizzare un termine che non possa essere censurato in televisione, e quindi ci sto pensando. Le schifezze che hanno fatto contro l'Avellino e contro la mia persona sono delle cose indegne. Hanno iscritto 15-16 squadre al campionato che non avevano le fideiussioni, le hanno fatte presentare dopo 4-5-6 mesi, e noi abbiamo presentato 3 fideiussioni da 800.000 euro il giorno dopo e non ci hanno iscritto al campionato. È una vergogna che tutta l'Italia la conosce, e io credo che faccia molto male sia alla federazione che al CONI, a tutti noi.
non iscrivere una squadra di questo blasone a un campionato per un pezzo di carta che non significa assolutamente nulla. Ti ricordo che la fideiussione di 800.000 euro in un campionato di Serie B copre a stento un mese di stipendi. Quindi non è che con gli 800.000 euro della fideiussione avremmo risolto o avrebbero risolto il problema se l'Avellino non avesse pagato. In 8 anni non abbiamo mai avuto un punto di penalizzazione, abbiamo mai avuto nessun problema economico-finanziario, quindi è una squadra che doveva essere iscritta a qualunque costo a quel campionato. E noi non abbiamo dismesso questa nostra pugnace combattività. Saremo fra poco al Consiglio di Stato, all'ultimo grado di giudizio, ed io spero che chi guardi le carte dell'Avellino, chi guardi le motivazioni che i nostri avvocati presenteranno all'eccellentissimo Tribunale del Consiglio di Stato possa fare giustizia su questa infamia che hanno fatto nei confronti dell'Avellino. Quindi chiudo il discorso dell'Avellino, se no dovrei parlare per un anno e preferisco lasciare stanza. E apriamo quello dell'Agropoli. Mister, innanzitutto benvenuto in città, benvenuto ad Agropoli, che è una città molto bella, al di là ci sono delle strutture validissime. Credo che il presidente Taccone e il signor Bisoglio abbiano accettato di guidare l'Agropoli proprio perché ci sono queste strutture. Siamo alla vigilia di un campionato interessante che Agropoli non fa da 2 anni ed è un campionato dove ci sono tante aspettative, però devo dire che anche l'avvio non è stato drammatico come si aspettava. La squadra nell'unica partita di Coppa Italia ha giocato almeno per un'ora non bene, benissimo, e già si cominciano a vedere le cose, soprattutto la serietà che abbiamo notato durante gli allenamenti. Questo è molto importante perché qui negli anni addietro, non negli ultimi 2 anni ma in precedenza, c'era stata poca serietà. Innanzitutto ti ringrazio per il benvenuto e io l'ho già detto ai tuoi colleghi, io spero che i tifosi che domenica verranno col Sorrento potranno dire a quelli che non sono venuti che si sono divertiti, che hanno visto una squadra che li ha divertiti e che ha vinto soprattutto. Io ho accettato questa proposta perché ci tengo a dirlo e a precisarlo. La venuta di Pino Frazzoli qui ad Avellino è stata è stata una scelta. A noi l'accostamento non dispiace, accostati ad Avellino è una cosa importante. Ma guarda, ecco. Io veramente, il presidente ha tante cose da dire perché gli è stato fatto qualcosa di grave. Io personalmente sono felicissimo di stare ad Agropoli perché prima cosa c'è il mare, le città dove c'è il mare si parte con un grande punto di vantaggio, perché c'è una presidenza che io so che nonostante all'inizio possiamo trovare qualche difficoltà perché siamo partiti un pochino in ritardo, ma è una dirigenza che mi lascia tranquillo e la mia venuta ad Agropoli è stata perché esclusivamente il presidente Taccone mi ha chiamato, soltanto questo, perché Taccone ha telefonato a Pino Frazzoli perché gli è stato consigliato da un amico fidato e questa non c'è stato nessun un attimo di tentennamento. Il presidente mi ha chiesto se ero in vacanza, ma se ero in vacanza era uguale, io sarei venuto immediatamente. Ed essere venuto qui ad Agropoli e sperare di fare delle cose importanti è una cosa che mi affascina molto, perché come hai detto te le strutture qua ci sono, è una piazza che ha fame perché ha fatto 2 anni d'eccellenza, torna in Serie D in un girone che secondo me, io dico del sud ma probabilmente anche qualcuno del nord, è tra i più belli perché ci sono squadre attrezzatissime e interessanti, dove per noi sarà uno stimolo cercare di fare il meglio possibile. 4-3-3, cambiabile o no? Sì, non elastico. Non siamo integralisti, partiamo così perché secondo me in questo momento abbiamo i giocatori per poter fare questo tipo di modulo, però ribadisco, non siamo integralisti, siamo aperti a tutte le soluzioni, anche perché la società è quella che vince e che fa programmi. L'allenatore sta lì, organizza tutto quanto, ma le partite le vincono i calciatori, non si può mai prescindere dalla qualità di quello che riescono a fare i calciatori in campo. Io cerco di allenarli insieme al mio staff e di metterli nel miglior modo possibile in mezzo al campo, ma le qualità dei giocatori sono imprescindibili, perché sennò le partite finirebbero tutte 0-0. Presidente, lei sa che è visto come un personaggio importante qua e quindi sa che la città comunque potrebbe chiedere gli autografi o i selfie, il personaggio è questo, voglio dire, questo è diciamo un bigliettino da visita molto interessante per una storia come quella di Agropoli, l'unica, una delle poche matricole a dover non essere fallite in Campania. Ma lei ha detto una cosa interessante, perché lei tenga conto che io ad Avellino abito nel centro della città, nella piazza principale, Piazza della Libertà, dove ci sono le fontane per capirci,
ho il mio studio clinico a 200-300 metri, quindi io cammino molto spesso a piedi e quindi io sono uno di quei presidenti che è abituato a fare selfie, a fare pacche sulle spalle, a sentire consigli da tutti. Presidente, io farei così, lei che dice, questo è buono, io lo cambierei. Insomma, il calcio è fatto così, ognuno deve esprimere quello che pensa, poi sta a noi ovviamente a recepire quei consigli buoni che molto spesso ci vengono dati e forse scartare qualche piccola cosa negativa che ci viene detto su quel giocatore, su quel preparatore, sull'allenatore. Molto spesso voi sapete che ho dovuto difendere i miei allenatori a spada tratta in questi 9 anni. Ricordo Massimo Rastelli, è stata una cosa incredibile con Massimo. Ogni giorno, ogni settimana mi chiedevano di far fuori l'allenatore ed io caparbiamente l'ho tenuto in campo fino alla fine e ricordatevi com'è finita. Al 92esimo a Bologna, se Castaldo avesse messo dentro quella palla probabilmente staremmo parlando di tutta un'altra storia, perché l'Avellino sarebbe andato in Serie A, perché in quella semifinale tutti camminavano e l'Avellino correva. Questo è il grande merito anche di Massimo, grande allenatore, mio carissimo amico. Faccio una battuta così giusto per stemperare un po' gli animi: sono un presidente che ha venduto tutto nella vita, anche l'allenatore. Sono forse uno dei pochissimi che può dire che ha avuto dei soldi per mandare via Rastelli, che aveva avuto un contratto in una squadra di Serie A inevitabilmente, e ho preso soldi anche dall'allenatore, non da lui, c'è un precedente, dal presidente della c'è un precedente squadra. Boniperti contro Pattoni all'Inter. Si vuol dire, sono in buona compagnia, ecco, Boniperti, assolutamente. Quindi voglio dire, io sono un uomo del popolo, sono un uomo a cui piace colloquiare con tutti, non ho difficoltà, lei lo sa, lo potete vedere, io sono qui sempre a disposizione, quando è il momento metto la faccia, perché l'ho sempre messa nella mia vita, e quando bisogna prendere delle bastonate cercherò di prenderle io, di assorbirle se ci sono. Se non ci sono, ci sono degli applausi, li condividerò con tutto il mio staff, a cominciare dal mister, dal direttore generale, il signor Bisogno, dal presidente, da tutti, insomma. Quindi i meriti vanno divisi un po' dappertutto. I demeriti me li prenderò io, come giusto che sia. Volevo lanciare un appello alla città per domenica. Ma io, questo devo dire la verità, mi aspetterei di vedere finalmente un pubblico che, anche solo per la curiosità, dice: vediamo sto signore che ha fatto tanti anni di professionismo, cosa è stato capace di fare. Mi riferisco a me, mi riferisco ovviamente anche all'allenatore Ferrazzoli, che ha allenato in squadre importanti. Vediamo questi due signori che cosa sono stati capaci di fare, poi dopo li fischiamo, casomai se non ci piace li applaudiamo, se vediamo che la squadra gioca bene siamo contenti, e poi spero di avere un pubblico festante. Io ho visto molte partite dell'Acropoli, lo so. Insieme al mio amico Cerruti, il Domenico mi ha invitato tante volte a vedere le partite, io sono venuto molto volentieri. Devo dire che abbiamo quasi sempre vinto, intendo come Acropoli, quindi potrei essere anche un piccolo portafortuna, insomma. Però vedevo poca gente allo stadio, mi ricordo una partita, forse col Savoia. In Savoia era una tribuna piena di gente che faceva casino e i nostri tifosi erano 4 tifosi che si facevano sentire appena. Allora vorrei evitare di giocare tutte le partite fuori casa. Cioè, facciamo in modo che i ragazzi, il mister, tutti sentano il pubblico vicino a noi, cercheremo di andare incontro a loro. Se un euro costa il biglietto in più o in meno, non sarà questo il problema, li potremo abbassare o li potremo alzare, dipende da come vanno le cose. Però vorrei che il pubblico ci seguisse. Faccio un appello anche alle istituzioni, al signor sindaco che ci è stato molto vicino, una persona molto per bene, sono molto contento di stare insieme a lui. Insomma, il sindaco Adamo è una persona che ci tiene al calcio, ci tiene alla squadra, ci tiene un po' a tutte le istituzioni, a tutte le cose che rappresentano la città, e il calcio è uno di quei simboli classici, insomma, che rappresentano la città di Acropoli. Ecco mister, lei scalpita per l'esordio di domenica, io le voglio ricordare un aneddoto. L'Acropoli ad Avellino ha perso con il Sorrento lo spareggio di Eccellenza di anni fa. Me l'hanno raccontata questa cosa. L'ironia della sorte si apre con il Sorrento. Me l'hanno raccontata questa cosa, e quel tifoso là non rideva tanto, ancora era molto, molto amareggiato per questo spareggio perso. Noi, ti dico la sincerità, noi in primis ci teniamo per noi. Il presidente ci ha chiesto espressamente di fargli questo regalo, e noi vogliamo fare il regalo a lui e alla città per presentarci bene. È normale che andiamo un attimino nella questione tecnica. Io ho detto che troviamo una squadra pericolosa perché è più pronta e
ha cambiato poco rispetto all'anno scorso, allo stesso allenatore, quindi parte con un piccolo vantaggio, però questo i ragazzi lo sanno bene, non sono più forti di noi, su questo gliel'ho detto a loro e lo dico adesso, sono più pronti ma non più forti di noi, quindi bisognerà mettere in campo tutto quello che sta dentro per poter vincere la partita, ripeto, per il presidente e per presentarci bene, perché presentarci bene con un buon biglietto da visita probabilmente genera entusiasmo, come ho sentito che ha generato entusiasmo la partita di Coppa Italia, nonostante il risultato alla fine sia stato negativo ai rigori. Ecco, noi questo lo promettiamo, che metteremo il massimo impegno per poter portare a casa i tre punti. Ma Iuri, pur non conoscendo l'Agropoli, ha detto di temere l'Agropoli. Sì, ma sai, sono un po' espermaglio di inizio settimana da parte degli allenatori, perché è arrivato anche un articoletto, me l'hanno mandato, dove c'è scritto ad Agropoli per vincere, e quindi io gli ho fatto vedere ai ragazzi. Ma io vorrei aggiungere qualcosa. Sì. Io vorrei aggiungere una cosa che riguarda lei. Perché lei ogni tanto fa qualche battutina simpatica, qualche volta dice qualche cosina. Dico io di poco. Non che non sia vero, ma il giornalista secondo me dovrebbe informarsi prima di dare dei pareri o delle delucidazioni. Quando lei ha scritto, ed io l'ho letto questo, mi ha fatto piacere, che la squadra gli mancavano 4-5 elementi, adesso mi tolgo gli occhiali, guardo un po' il pubblico, ma che glielo dico chiaramente. Sì, sì. Noi non abbiamo bisogno di nessuno, perché i 4-5 giocatori già li avevamo, non potevano giocare perché avevano problemi di residenza ed avevano problemi amministrativi. Quindi i 4-5 elementi che lei cercava, noi già li avevamo quando abbiamo giocato contro il Jefferson. E quindi state tranquilli, perché noi non è che dormiamo. Abbiamo allestito una squadra di 26-27 giocatori, non sono pochi. Per me sono molti. Il mister dice che vanno bene, per me sono troppi. Io avrei fatto una squadra di 22 giocatori, manco il terzo portiere per preso. Perché il terzo portiere non gioca mai. Povero ragazzo, insomma, lo mettono lì e fa la figura da niente. Allora io sono invece dell'opinione che avendo 11 ricambi, dello stesso livello, si giocano il posto tutti e quindi una squadra da 22 componenti già doveva essere performante, però ne abbiamo qualcuno in più, ben venga, perché l'abbondanza ovviamente non è mai una carenza, anzi è una cosa in più che noi possiamo mettere in campo. Il mister sarà bravo e sceglierà gli elementi che in quel momento gli danno maggiore affidamento. Sì, presidente, però mi deve dare questo è vero, però. Diritto di replica, certo. Nel senso che l'ufficio stampa ci aveva detto che lei si era riservato la sorpresa e noi questo ancora non lo sapevamo, perché dice poi c'è la sorpresa dei 4-5 calciatori, non gli diciamo ancora alla stampa, voi li vedete, tanto la sorpresa sono io. Allora sono gli addetti stampa nostri, l'ha detto stampa su. No, cioè no. Lei che non colloquiate bene, no, scherzo, no. Naturalmente, insomma, perché abbiamo grande rispetto per la città di Agropoli e per il ragazzo che mi è stato consigliato, lo chiamo così, il nostro addetto stampa, che è un ragazzo molto valido. Abbiamo trovato qui delle persone valide, lo tengo a dirlo. Abbiamo una fotografa questi, che non c'è nessuno, che è Carol. È Carol, questa, anche lei è un cardine importante. Abbiamo Matteo Canale, che è un ragazzo molto in gamba, che è qui da parecchio tempo, ha lavorato con l'Agropoli negli anni passati. Avremo bisogno di qualche persona in più, avremo bisogno di un team manager importante, ma il team manager non si crea. Il team manager lo devi andare a prendere se è libero, e sono pochissime le persone che ci possono dare le garanzie. Allora abbiamo faticato all'inizio negli spostamenti, nelle ubicazioni, nei rapporti con i ristoranti e così via, proprio per la mancanza di una figura di questo tipo, che sto cercando. Ho cercato di trovare qualcuno del quale io mi fidassi già ciecamente, purtroppo sono già impegnati, e farò in modo che troverò qualcuno di Agropoli, lo addestreremo a fare questo tipo di professione, perché non è facile, è un compito importante, difficilissimo. È un compito di grande responsabilità, e quindi chiedo scusa un po' a tutta la città se ogni tanto ci vedete correre da un albergo all'altro, ma Agropoli è quella che è. Cioè, se fossi stato, che ne so, a Ravellino gli alberghi c'erano, i posti c'erano. Allora, ma adesso la gente, i turisti stanno andando via. Stanno andando via. Invece, per fortuna, qui ad Agropoli troveremo un po' di spazio a settembre. Quindi, però non le dico le difficoltà che abbiamo trovato per mettere i ragazzi a posto. Il mister, devo dire che ha voluto e ha preteso, giustamente, di venire ad allenarsi sul campo dove dobbiamo giocare domenica, perlomeno gli ultimi 4-5 giorni, ha fatto bene, però questo ci ha creato un po' di fastidio, perché noi stavamo tranquillamente in un albergo, avevamo il campo, l'albergo, avevamo tutto, e quindi potevamo stare più sereni e più tranquilli. Abbiamo affrettato la venuta. Però qui, si doveva venire venuta, qua. No, non c'è dubbio, abbiamo affrettato, ma giustamente, come ho detto prima, era necessario venire qui, fare confidenza con il campo, con le misure, con gli spazi, con i lanci, insomma, è inutile che poi entro nel merito.
calcistico, insomma, lascio al mister queste cose. No, io volevo, però è importante tutto volevo, questo. Volevo, visto che siamo quasi in conclusione, questa chiacchierata anche informale, consigliare qualcosa al mister nel tempo libero. Il presidente per esempio va al teatro, quindi qui ad Agropoli io le consiglio, se può, fino a fine settembre si fanno ottimi bagni, Trentova, il lungomare, la collina San Marco e il centro storico, perché così quando va in campo si rende conto quali sono i posti che stanno lottando insieme con i calciatori. Guarda, ieri sera noi abbiamo l'allenatore dei portieri, che Pasquale Centomanti. Sì, che conosco da oltre 20 anni. Esatto, che lui sai benissimo che risiede, viene qui ad Agropoli. L'ho incontrato in canola l'altro giorno. Me l'ha detto. E ieri siamo andati e devo confermare queste cose che stai dicendo tu. Agropoli è un posto di mare e non a caso il presidente, Bisogno, sono venuti qui in vacanza, che c'è un mare bellissimo. Ieri sera era pieno di gente, e siamo andati in centro, ci ha portato fino a su Pasquale, quindi abbiamo visto, ma come ti diceva il presidente, io ho preteso tra virgolette, la società lo sapeva e mi ha accontentato in questo anche trovando difficoltà logistiche. Però volevo che tutte e due, sia la città sia la squadra, cominciassero un pochino a conoscersi, perché speriamo di fare un cammino lungo e piacevole insieme. Grazie al mister, grazie al presidente, grazie. Doppiamente grazie, perché per carità, ha onorato la città di Agropoli. No, ma per carità, io sono onorato di essere qui, insomma, perché questa è la mia seconda patria, ovviamente. Io sono cilentano da 11 anni, sono qui e quindi mi sembrava giusto. Domenico mi aveva chiesto ripetutamente, anche Franco Alfieri mi avevano chiesto ripetutamente di dare una piccola mano all'Agropoli quando stavamo in Serie B. Purtroppo ero distratto da altre cose, insomma, e quindi mi scuso per i cittadini di Agropoli che sono venuti in ritardo. Forse avrei dovuto farlo prima e sarebbe stato meglio, forse, fare un connubio fra la squadra, l'Agropoli e l'Avellino. Avremmo fatto una simbiosi probabilmente che avrebbe portato sicuramente benefici sia alla squadra di Agropoli della città, sia alla squadra dell'Avellino e alla città di Avellino. Però sono arrivato un po' in ritardo, però sono qui e come avete visto sono disponibile sempre per fare una chiacchierata con tutti. Non mi piacciono le sceneggiate fatte da persone che hanno altri scopi. Le persone con me, tutte le domande che mi faranno, anche difficili, anche complicate, anche criptiche, dico io risponderò a tutte le domande come mia abitudine, è nel mio DNA, l'ho sempre fatto. Dico sempre una cosa, questa la dico davanti ai miei tifosi, io dico sempre la verità, non dico mai bugie, mai, non l'ho mai detta, per questo mia moglie, sono ancora sposato con mia moglie, dico sempre detto la verità, in campo ovviamente sentimentale, in campo familiare, in campo calcistico e in campo professionale. Sa che si annuncia un'ottima stagione teatrale quest'anno, qui c'è sì, lo so, lotta. Lo so, l'ho sentito dire, infatti noi abbiamo anche già, il mister, noi come Futura Diagnostica, che è il mio gruppo praticamente sanitario, abbiamo anche sponsorizzato in piccola parte quella manifestazione che ha fatto l'avvocato Cerbo ultimamente, che è stata una bellissima serata per quanto riguarda il rock, è stata veramente molto simpatica. E se Luigi dovesse aver bisogno di noi, cioè, sicuramente saremo vicino a tu, vicino a lui e vicino a chi gestirà il teatro o farà delle manifestazioni teatrali o sociali che attirano il pubblico, sicuramente. Grazie presidente, grazie mister, in bocca al lupo. Grazie, grazie, arrivederci. Ciao. È tutto per il momento, appuntamento alle prossime trasmissioni su Agropoli Channel, naturalmente anche sui nostri siti di riferimento e sui nostri canali di riferimento. Dal Guariglia è tutto, domenica prossima, ore 15, qui ad Agropoli, Agropoli Sorrento. Audio Jungle.